Lucio Fumagalli, che è direttore, presidente di un'associazione, che si chiama INSOR, Insospettata, Istituto Nazionale di Sociologia Rurale a San Lorenzo. Ho detto, ma che cosa ci fa? E adesso ce lo spiega Lucio, che è un abilissimo e bravissimo oratore. No, io sono sicuramente il più estraneo di tutti, non solo per la sociologia rurale, ma si sente già per il cognome, ma poi per l'accento. Anche se le contaminazioni, se ci fate caso, sono abbastanza numerose, perché ho la fortuna nel mondo digitale di chiamarmi Lucio Fumagalli, quindi un cognome al nord diffusissimo, ma che non si coniuga con il nome Lucio, che invece è tipicamente romano o triestino di solito. Quindi già qualcosa di romano c'è. Poi sono laureato in legge e in diritto romano, e quindi quando per caso arrivo a San Lorenzo e scopro un quartiere tutto intitolato, dove le vie sono tutte intitolate agli antichi popoli italici, francamente rimango un po' colpito. E poi ci sono le mura aureliane, che raramente a Roma sono così, come dire, imperiose, imponenti, ed è il punto dove confluiscono la maggior parte degli acquedotti. E questo è un altro aspetto che molto spesso non ci si ricorda. E sono tantissime, poi ho scoperto col tempo, i punti di collegamento, e mi è quasi brutto dirlo. Io sono nato il 19 luglio e mia nonna, con tutti i suoi allievi, bambini, sono morti sotto un bombardamento in un'altra città, a Milano, a Gorla, ma in qualche modo il bombardamento ha segnato la mia famiglia. Era l'unica nonna ed è sparita per effetto del bombardamento. Questa vicenda è un qualcosa che, come dire, la mia famiglia l'ha sempre vissuto. E sono tanti e tanti gli elementi che col tempo mi hanno fatto, come dire, sentire sempre più San Lorenzino. Sono uno storico e quindi a San Lorenzo c'è di tutto. Siamo nel pomerio, in uno spazio sacrale. Qui non c'era la città, qui era un terreno libero, ma dove sussistevano tante preesistenze. Di fronte al mio ufficio, che è la causa dell'incontro con Rosella, ci sta, e non lo sa quasi nessuno, e nessuno lo racconta, ci sta la cisterna dell'Acqua Marcia, quella strana costruzione inglobata nelle mura con quelle mensole. Non è, come si pensa, un'insula, non è un edificio civile d'abitazione, ma era la cisterna dell'Acqua Marcia, una delle più importanti cisterne dell'acquedotto, eccetera. Quindi a San Lorenzo, scusatemi, potrei andare avanti, per esempio, dove iniziano gli primi elementi di quello che diventeranno poi lo scandalo delle banche romane, lo sanno in pochi, la prima speculazione. Siamo nel primo quartiere di nuova edificazione, il primo quartiere operaio che non per caso sta fuori dalle mura. E io mi ricordo i miei insegnamenti ai tempi del liceo e poi anche durante gli studi universitari, per esempio sui filosofi del diritto e della socialità, movimenti così, politici, e qui proprio dietro le mie spalle ci sta quello che rimane del luogo dove si riunivano quelli che studiavano Pannekoek, che oltre a essere un astronomo, uno dei più importanti astronomi del Novecento, è stato anche l'ideologo del socialismo olandese. E così, quando sono arrivato a San Lorenzo, non potevo fare altro che rimanerci, quindi oggi io ci lavoro e ci abito. E c'è qualcosa che io credo rimanga: una riunione come questa è inusuale. In quale quartiere di una città italiana si discuterebbe di arte con, come dire, un'attenzione assolutamente attuale? Non si sta parlando in modo agiografico, si parla come una vicenda dell'assoluta vita quotidiana, anche se non tutti i giorni avvengono momenti di questo tipo.
Quindi sicuramente è un luogo un po' magico, un luogo dove tante cose avvengono e tante cose si incontrano. Arrivato nel... io sono qui nel quartiere, a Roma sono dal 2002, ma qui dal 2007, ecco, quello che mi aveva colpito che in ogni blocco di case, l'unico quartiere dove sono molte le case a ringhiera che mi ricordano la mia città, ma c'era una sezione di un movimento e di fianco a volte coincidevano una libreria. Oggi di quelle librerie ce ne sono veramente molto poche. Nel giro di 10 anni effettivamente le librerie sono sparite, ne sono rimaste qualcuna in via di Lucani, ma via dei Campani, ma sono veramente molto limitate, non hanno più quella connotazione che avevano un tempo. Come mai siamo a San Lorenzo? Per una coincidenza, il quartiere mi è piaciuto, ho deciso di vivere qua, abitare qua, lavorare qua. Cosa facciamo? Ci occupiamo, cosa strana in un quartiere originariamente operaio, ci occupiamo di sociologia rurale. È un istituto che è stato fondato dal, per i più anziani forse un nome conosciuto, dal meno famoso dei grandi politici democristiani, per altri versi forse uno di quelli più significativo, che era Giuseppe Medici, professore, diplomato in agraria, perito agrario, che poi farà economia, ma questa radice rimarrà sempre e quindi per molti anni è stato considerato il ministro dell'agricoltura italiana e quindi uno dei tanti che ha promosso o che è vissuto, convissuto con il tema della riforma agraria. Bene, noi di cosa ci occupiamo? Ci occupiamo da una parte di capire come sta modificandosi il mondo agricolo e rurale, non solo agricolo, italiano, e che è una cosa abbastanza complicata perché distinguere ciò che è urbano da ciò che è rurale in Italia non è così semplice. E l'altra cosa è un punto d'onore per l'istituto, fu il primo ad avviare un'importante riflessione sul tema delle produzioni tipiche. Quindi in un mondo in cui il problema principale era sfamare le popolazioni, invece si cominciava a pensare che forse l'agricoltura e il mondo rurale potesse produrre risultati significativi anche dal punto di vista del valore economico e commerciale. Ecco, queste sono le due cose principali su cui noi lavoriamo. Oggi, e da quando siamo qui a San Lorenzo e io ho assunto quella responsabilità, tutto questo lo facciamo lavorando moltissimo su quelli che si chiamano i big data, gli open data, tutti i grandi raggruppamenti di informazioni e dati che si possono raccogliere. E qui ci avviciniamo pian pianino ai temi dell'incontro di oggi. L'intuizione che abbiamo avuto fin da subito è quella che cose così francamente poco piacevoli a volte da raccontare o da rendere visibili potessero o dovessero essere collegate con manifestazioni artistiche. E quindi a fianco al lavoro sui dati più duro, in cui collaboriamo con l'Istat, eccetera, tutta un'altra parte del nostro lavoro è collegato al fatto di rendere i dati leggibili e in qualche modo parte dell'immaginario comune. E quindi cerchiamo di sviluppare infografiche e rappresentazioni che siano le più suggestive possibili. E da qui nasce, nei nostri uffici, nei nostri spazi, sta anche una piccola realtà già affermata però, che si chiama Human Ecosystems Relazioni, che forse avete visto per le strade di San Lorenzo, ha organizzato il primo festival di arte dati di quartiere, la prima scuola di diffusione di strumenti digitali e di nuovo di sperimentazione tra arte dati, e ora siamo alla seconda edizione. Quindi fra poco avremo il secondo festival di San Lorenzo, tutto concentrato sul connubio fra arte e dati. Poi potremo raccontare. Grazie. Lucio,
Adesso abbiamo finito gli interventi degli oratori, ci sarebbe ancora molto da dire, c'è cioè il capitolo sempre di Penelope che sono le tessiture che si realizzano qui nel quartiere, e tra le varie testimonianze abbiamo per esempio Miriam Verdecchi che ha scritto una sua testimonianza che, proprio sulla tessitura, perché lei ha qui una bottega di tessitura di cui ci saprei dire meglio velocemente. Adesso gli interventi sono di 4 minuti, 3 minuti e poi passiamo agli artisti. Che ci racconti della tua allora, in realtà sì, la nostra è una produzione di maglieria da donna, e quindi appunto l'intervento diciamo che ho fatto è proprio incentrato sulla materia che lavoriamo, che è la lana, e che appunto insomma è materia prima, perché da lì partiamo per creare quindi le nostre collezioni di maglieria, e che poi non vendiamo a San Lorenzo, quindi quello che abbiamo qui è un atelier diciamo di produzione. E però appunto San Lorenzo funge un po' anche da ispirazione forse, no? Quindi in questo appunto siamo abbastanza integrate poi. E Berta si lava la mano. Berta, se non lo so, non sono molto brava come oratrice, comunque. Grazie, grazie. Ha chiamato ora Paolo Berdini che sta per venire, ma gli ho detto non ti preoccupare perché sta scrivendo, no sarebbe venuto, sta scrivendo il pezzo per domani con tutti i fatti dell'oggi. Volevo chiamare e ringraziare Rossella Marchini, Rossella, ringraziarla. Lei non ha scritto nulla in questo volume, ma ha scritto un bellissimo articolo sulle Fonderie Bastianelli che uscirà a dicembre, e abbiamo inserito un articolo di Antonello Soggia molto bello sulle fabbriche, a cui un pensiero affettuoso, e poi c'è anche un articolo della figlia Alice. Non vuole... Chi viene, il figlio o la mamma? Mandami che... Mandami che si vergogna. Noi ringraziamo Rosella e Rolando per aver rimesso il testo di papà, che insomma io stavo riguardando ora, è molto bello, invece rispetto anche a delle cose che ho sentito oggi dà un po' un'idea di San Lorenzo emotiva. Si chiama Chiamale se vuoi emozioni, fa tutto insomma, per chi l'ha letto lo sa, chi lo leggerà lo scoprirà, fa tutta questa serie di liste come Streams of Conscious di persone e situazioni di San Lorenzo che rendono un quartiere molto, molto bello, molto vivo, e che nonostante le cose tremende che succedono, come quella di cui si parlava prima, di questa storia che è successa lì a Via dei Lucani, è ancora un quartiere che risponde a provocazioni come quella di Salvini stamattina in maniera decisa. Insomma, non c'erano quattro gatti messi in un angolo, anzi mi sembra che è stato mandato via Salvini in maniera abbastanza decisa, e anzi la cosa che succederà venerdì, questo abbraccio collettivo del quartiere a questa ragazza che non c'è più, che non presta il fianco alla speculazione sul degrado eccetera, è una questione che fa vedere invece un quartiere molto vivo che nonostante le difficoltà si ritrova. Nel testo di papà questo si vede, perché parla sia di luoghi che di persone nell'egual misura, e fa vedere che c'è una comunità resistente in questo quartiere, che poi è la base su cui si può sviluppare tutta la passione, gli artisti e la street art, i writer, i graffitari eccetera. Il testo di papà inizia con, fa molto ridere che c'è il testo sia di papà che di mia sorella Alice, che un po' si contraddicono, perché il testo di papà inizia con la citazione di Melville che dice che le mappe mentono sempre, e invece il testo di Alice del laboratorio di Parigi della Villette propone tutte delle mappe sui tempi di San Lorenzo, e quindi un po' si contraddicono, però anche quelle mappe di San Lorenzo ci danno un po' questa visione di questo quartiere, lo fanno in maniera scientifica. Cosa sono queste mappe? Per una settimana questi ricercatori francesi hanno abitato a San Lorenzo e hanno fatto quello che fanno come centro di ricerca, cioè andare in giro, somministrare dei questionari
e su questo costruire delle mappe del tempo di San Lorenzo per far vedere quali vie poi le mettono insomma in piano e illuminano, accendono e spengono vari livelli per far vedere i luoghi attraversati di questo quartiere. E quello che si vede è una trasformazione che viene tra le ore notturne e le ore diurne del quartiere fortissima. E c'è una categoria che loro hanno usato e che a me ha sempre messo molta apprensione, quella del San Lorenzo aperto H24, che non è soltanto il Carrefour di Via dei Sabelli, ma è proprio tutta una serie di esercizi locali e situazioni che tengono aperto il quartiere H24. E le mappe un po' mentono, questo c'aveva ragione papà, perché molti di questi locali, ad esempio, se poi uno le va a vedere, sono i cosiddetti circoli arci, che altro non sono se non bar camuffati che fanno la somministrazione e il divertimentificio di San Lorenzo. Tutta questa cosa molto incasinata e complicata che ho fatto perché non mi aspettavo di dover parlare, un po' raccoglie questi testi, e però fa vedere la passione con cui noi che poi abitiamo a Roma Ovest, che qui ci capitiamo più per caso che per passione, abbiamo proprio una passione di questo quartiere, che è una fucina di idee, che è una fucina di situazioni, che è complicato, che è... cambia dal giorno alla notte, come ci hanno mostrato gli studi di questo gruppo francese e di Alice, che però va affrontato con la passione che c'aveva papà, che veniva qua, che poi è diventato architetto e che ha provato a raccontare nel testo, ma soprattutto con la passione che ci mette Rosella, ci mette Rolando nel raccontarcelo, nel fare situazioni come queste in cui tanti diversi si incontrano e provano a, non solo parlando della passione che hanno per questo quartiere, immaginarsi una città un po' diversa e migliore. Spero di essermi capito, spero di essere chiaro. Grazie. C'è una sintesi perfetta. Oh, e allora veniamo agli artisti. Agli artisti, che qui ce ne sono tanti o ce ne sono pochi, ma la giornata in particolare c'è Otello, c'è Bruno Melappioni, Alessandro Galizza, Sergio Angilella e tanti altri. Chi c'è? Si faccia avanti. Otello. Scultore, noi abbiamo già un'intervista del padre, perché il padre era un grandissimo scultore qui a San Lorenzo, ne potrai parlare meglio tu, e noi l'abbiamo intervistato tanti anni fa, e c'è un suo articolo sul libro del 2005. Tu ce l'hai? Ah, beh. Non è autografato, ma ce l'ho. Scusate se mi seguo una tallonite, non posso stare in piedi. Malcomune mezzo gavia. Allora, io mi chiamo Otello Scatolini e diciamo che sono artista e artigiano, io ci tengo moltissimo, infatti fino ad ora hanno parlato, diciamo, i rappresentanti di una San Lorenzo moderna. A me piace ricordare anche una San Lorenzo antica, che era famosa per gli artigiani. Brevemente, quello che ho vissuto io, anche se sono nato nel quartiere di San Giovanni, ho sempre vissuto San Lorenzo perché mio papà lavorava qui, ha vissuto qui, i miei nonni sono di San Lorenzo. C'erano degli odori, dei profumi in San Lorenzo che purtroppo oggi non si sentono più, che potrebbero anche, cioè, c'è sempre la possibilità di farli tornare. Conoscevo i falegnami, il fabbro, c'era il vetraio e ognuno di loro viveva questo quartiere, anche se non abitava in questo, in modo affettuoso. Ecco, c'era una percezione dell'affetto che le persone comunicavano agli altri. Camminando per il quartiere potevi trovare le varie botteghe artigiane, che erano anche delle scuole per i giovani che potevano imparare un mestiere, e questo creava un filo d'oro fra le persone. C'erano diversi tipi di manifestazioni che possiamo ricordare. Dico magari una stupidaggine: quando la Roma ha vinto lo scudetto, c'è chi ha chiuso totalmente la strada per un agio nell'82, ha chiuso la strada per festeggiare, ma questa era una scusa per stare insieme. Si faceva la brace, e allora quello che vedeva, sentiva il profumo dalla via parallela sapeva che qualcosa stava succedendo, e quindi passano questi personaggi.
questi personaggi a cui io sono molto affezionato penso che potrebbero tornare in qualche modo. Qualcuno ha scritto di Via dei Lucani, dove è successo purtroppo il fattaccio di Via dei Lucani qualche giorno fa, che siamo tornati indietro al 1946. Ecco, io dico che speriamo di ritornare al 1946, perché c'erano gli stessi artigiani e popolazione che ha fatto San Lorenzo. E questo è possibile anche con le, diciamo, le nuove maestranze. Ho sentito parlare i rappresentanti della street art, e chi ama veramente San Lorenzo, poter, se chiaramente le cose sono fatte con amore e per la bellezza, di poter riportare San Lorenzo a, una, a un vecchio splendore. Non casualmente a San Lorenzo è nata la prima scuola per i bambini, la Montessori. È un quartiere vivo che, diciamo, è stato insonne per alcuni anni, adesso potrebbe ritornare. Speriamo che non vada di moda, ma venga vissuto proprio perché per amore. Grazie. 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 Ancora Ambra Bernabossi Lorata, un architetto che un po' mi ha ispirato a dare il titolo a Penelope, Penelope, il terzo capitolo del libro. È un architetto e mi ha colpito, ci ha colpito per un suo progetto sul quartiere. Ce ne sono tanti, ma il tuo era bello perché richiamava un po' l'idea degli acquedotti, dell'acqua. Vuoi dire due parole? Grazie. Grazie, anche io non sapevo che avrei dovuto parlare, quindi mi trovo un po' in difficoltà, però ecco, il progetto che abbiamo, che ho realizzato su San Lorenzo, l'ho realizzato dopo aver condotto una James Walk, cioè una passeggiata, una delle tante passeggiate che si conducono a San Lorenzo con gli abitanti, e quindi l'ho realizzato conoscendo queste persone che io non avevo mai conosciuto e che anche come studentessa non avevo frequentato, non conoscevo quanto fosse eterogeneo questo quartiere, non conoscevo le storie, non sapevo i desideri di queste persone. Quindi quello che mi ha colpito molto è stato che grazie a San Lorenzo, che era un quartiere che io non prendevo neanche in considerazione perché anch'io non abito qui, grazie a San Lorenzo ho avuto tantissime possibilità nella mia carriera universitaria di aprirmi al mondo. Quindi, e ho conosciuto tante persone, il mio progetto del resto io non pensavo che sarebbe piaciuto agli abitanti, perché abbiamo presentato tutti i nostri progetti agli abitanti, gli abitanti sono stati felici di vedere questi progetti. E in particolare abbiamo, nel mio caso, ecco, sì, si riprendeva l'idea di questi acquedotti che costeggiano il quartiere, e di riportare, l'idea era proprio di riportare l'acqua nel quartiere in forme diverse e semplici, non con piscine o con grandi fontane, con cose della quotidianità. Bastava anche un semplice pendio sul quale far scorrere l'acqua, accanto un po' d'erba, insomma, qualcosa di semplice e di rurale, ecco, di rurale. E niente, negli anni in realtà poi abbiamo continuato a lavorare su San Lorenzo come università, e quindi colgo l'occasione, non so se posso, però purtroppo, grazie, purtroppo ci capita in un'occasione poco piacevole, però noi stiamo lavorando con la Sorbona, prima ci parlavano della Villette, questa volta invece siamo con la Sorbona, e nei prossimi giorni faremo degli incontri con l'ambasciata di Francia per parlare delle possibilità di vegetalizzare il quartiere con strumenti e metodi semplici, non con grandi parchi urbani che possiamo sognare, ma con dei piccoli luoghi dove fare del giardinaggio in comune, della condivisione, della collaborazione, perché abbiamo sperimentato che San Lorenzo è il luogo della condivisione e della collaborazione, molto più dei tanti altri quartieri dove viviamo, anche dei nostri quartieri. Io studio alla
nella sede di San Pietro in Vincoli e anche molto di più di certo dei nostri quartieri, di quei quartieri universitari. E quindi ecco, se volete partecipare a questi eventi del tutto liberi, del tutto tranquilli, ci saranno artisti, passeggiate, acqua e verde, saranno venerdì e sabato nel quartiere di San Lorenzo. Questo venerdì e sabato? Questo venerdì e questo sabato. Grazie mille, grazie Rosaria. Alessandro e Bruno, loro sono... Alessandro è brevissimo. Intanto buonasera, io mi chiamo Alessandro Calizza e già il cognome mi lega molto al quartiere come famiglia, dai miei bisnonni a Palazzo Lamperini e poi per tutta una serie di casi o meno mi sono ritrovato a vivere e lavorare qui a San Lorenzo, che è un quartiere a cui tengo molto perché prima, e da me in parte è vero, si diceva il quartiere più brutto di Roma, ne è una parte, cioè è una parte della verità, l'altra è che è anche il più bello per altri aspetti, cambia veramente a due facce come un giano, no? E credo che questo lavoro, per cui la mia è una considerazione che è più un dimostrare l'apprezzamento per il gran lavoro fatto, mostra e dà forza a quella faccia bella e virtuosa del quartiere. E poi anche un augurio il mio, perché qui si mette in mostra, credo in questo e negli altri volumi, le potenzialità che ci sono su questo territorio così piccolo, così speciale, con dei confini ben definiti, insomma credo che sia veramente unico a Roma per tanti aspetti, e qui si mette in mostra le potenzialità che ci sono di dar vita a qualcosa di veramente importante e bello. Ciò che manca, ahimè, ma come manca ovunque a causa delle dinamiche che si vivono a livello sociale oggi, è la rete. Credo che tanti di noi che siamo scritti qui nemmeno ci conosciamo, alcuni sì, altri come con Bruno tutti i giorni a pranzo siamo almeno 8-10 a tavola, però ce ne sono... Questa è una cosa bellissima! E questo è magnifico! Noi fino a 25 seduti abbiamo testato, dopo si mangia in piedi, ma c'è sempre per tutti. Tra l'una e mezza e le due ci siamo. No, però ecco, quello che volevo dire, ora battute a parte, che credo che ci sia proprio la necessità di recuperare questa voglia di fare rete, no? Tra tutte le realtà del quartiere che ci sono, perché solo così si darà forza a questo aspetto e non a quello che poi arriva, ahimè, a livello mediatico molto più velocemente e che fa conoscere San Lorenzo solo per delle cose vere, ma ripeto, c'è molto altro e molto più bello, quindi sta a noi farlo crescere e dargli più forza, credo. Ecco, tutto qui. Io sono Bruno Merapioni, non sono di San Lorenzo, ma di Monti, e sono venuto a San Lorenzo nel 98, quindi sono 20 anni, e a San Lorenzo ho realizzato un sogno che avevo da sempre, un po' il sogno di costruire una factory in cui ci fosse tanta gente che facesse il suo lavoro, non uno studio d'arte, perché l'errore iniziale era quello che io ero l'artista e io ho quasi 200 anni, per cui ne ho provate tante di queste cose, tanta gente è passata accanto a me, invece soltanto questi ultimi 10 anni, qui, anche di meno, qui a San Lorenzo ho trovato persone come Alessandro, come altri artisti, in cui non hanno cercato di identificarsi in me, ma hanno mantenuto la loro individualità. Quindi nella factory ognuno fa il suo lavoro, ognuno fa c'è una contaminazione naturale, che poi chi non accetta la contaminazione è arrogante, la contaminazione è fondamentale dagli artisti nell'arte. E qui a San Lorenzo questa contaminazione, che è positivissima, qui c'è tanto. E poi a San Lorenzo ho avuto un'illuminazione dell'ultimo giorno. A un certo punto ho capito che io a 7 anni ho deciso che volevo fare l'artista. A 68 lo faccio e sono contento. Per la chiusura al nostro ministro della cultura, Rossella, io penso che l'occasione... Insomma, ci dice anche che fare qualche incontro a tema
perché poi questo lavoro di rete che noi abbiamo fatto, se rimane così, noi ci piace lo stesso, perché siamo riusciti a dimostrare che la bellezza vince sul degrado dei tempi, sulla bruttezza dei tempi, sui Salvini di turno, che stamattina è arrivato, le ho contate, c'erano 60 cineprese, non 60, quindi questi sono i tempi. Però a noi ci piace aver fatto questa cosa, ma ci piacerebbe anche fare degli incontri a tema, sulla street art, sulla scultura, su tutte quello che è forme d'arte, ma non solo per dire oddio quanto sono belle, quanto siamo belle, ma anche per lanciare, come dire, un messaggio ai contemporanei e alle future generazioni, cioè oltre che ciondolare, misuriamoci con questa, con quest'altre cose, è una proposta anche di vita, no? Sì, sì. E io penso che di comunicazione, creare qualcosa insieme. E magari i Salvini di turno, insomma, non trovano poi più spazio, non solo a livello fisico, ma anche a livello culturale. Ringraziamo tutti tantissimo. Mi ha fatto piacere, nonostante quelle 37-8 che c'avevo, venire, perché era veramente un imperativo categorico. Ringrazio Franco Angeli, che è venuto e anche lui ha avuto un piccolo intervento. Io non... Ho detto, allora devo andare. È stata quella molla in più. Grazie a tutti, alle prossime faremo altre presentazioni, ma già questa penso che vi sia stata sufficientemente pesante. Ma, ok.